Navigazione subacquea. Come le barche riescono a navigare e ritornare al punto di partenza, così un buon subacqueo sa seguire sotto la superficie dell'acqua un percorso che lo porti esattamente dove voluto. Spesso è una guida a condurre un gruppo di subacquei, ma ognuno deve essere almeno in grado di compiere un semplice percorso di andata e ritorno nella direzione voluta. Lo strumento base per navigare sott'acqua con discreta precisione è la bussola subacquea, simile a quella nautica ma riempita di liquido per resistere all'incremento di pressione in profondità. Ci sono bussole a lettura indiretta e bussole a lettura diretta. Per brevità ci interesseremo solo di queste ultime. All'interno di un contenitore trasparente si trova una rosa dei venti magnetizzata in grado di ruotare. All'esterno c'è una ghiera ruotante con due riferimenti contrapposti. Una linea rossa, chiamata linea di fede, costituisce la direzione in cui dovete avanzare. La bussola va indossata sul polso. Mettendo le braccia in posizione angolata fra loro, si cerca di fare in modo che la linea di fede sia allineata con l'asse longitudinale del corpo, quindi con la direzione di avanzamento. Ora potete navigare. La rosa dei venti ha la caratteristica di orientarsi in modo che il segno indicante il nord sia sempre diretto verso il polo nord del campo magnetico del nostro pianeta. Potete quindi ruotare la ghiera fino a far coincidere il suo riferimento nord con quello della rosa dei venti. Ora potete iniziare a nuotare. Se notate che il nord della rosa dei venti si è spostato rispetto a quello della ghiera, dovete ruotare su voi stessi in modo da allinearlo nuovamente. Con questa accortezza percorrerete una linea retta. Per fare il percorso di rientro non dovete toccare nulla, basta che ruotiate su voi stessi fino a far coincidere il nord della rosa dei venti con il riferimento sud della ghiera. Appena ciò avviene, siete posizionati sulla direzione di rientro. Semplice, no? Logicamente si possono fare molte altre cose con la bussola. Puntare dall'esterno un oggetto e raggiungerlo sott'acqua, come farete in questo corso, oppure eseguire percorsi più complessi, oggetto di una specifica immersione del corso Advanced Open Water Diver PSS.